vai tu cercando, o viandante? Hai vagato molti anni per arrivare alla cima di questo colle isolato. Hai tu un quesito senza risposta che vuoi pormi? Sì, sono eremita. Come hai già detto, incommensurabili sono le distanze da me percorse ed un imponente interrogativo prive il mio animo da molti anni. Mai riuscii a trovare una risposta esauriente adesso. Orsù, parla e mettimi a conoscenza del peso che ti opprime. Decenni or sono, cominciai a preoccuparmi della morte. Intimorito dalla possibilità di aver intrapreso la via errata, mi decisi a seguire la via della fede, il mezzo per assicurarmi l'eterna felicità. Ma, ahimè, infinite sono le fedi di questo mondo, e lo sconforto mi pervase ben presto, essendo io incapace di scegliere la giusta dottrina. Qual è dunque, o saggio, la giusta fede che conduce il credente al regno dell'eterna gloria? Povero stolto! Non esiste fede che ti assicuri l'eterna felicità, e non esiste regno di eterna gloria. Sei tu della tua realtà, l'unico Dio e profeta. Non devi vagare alla ricerca della morale, perché tu devi scegliere ciò che di più giusto è per ottenere la tua contentezza. Perché mi rispondi con queste parole? Davvero così oscura è la mia sorte? Siamo noi destinati a cessare di esistere una volta giunti al termine della vita? Quando il momento della tua morte sarà giunto, la tua anima tornerà a mescolarsi con il respiro vitale, pilastro della realtà. Il suo nome è conoscenza. Se questo è ciò che pensi, sei ahimè tu il povero stolto, o eremita, e indegno di essere chiamato saggio. L'uomo che aspira alla gloria agisce infatti in nome della sua felicità e di quella altrui. Se quello che mi dice è vero, allora non esisterebbe un uomo felice. E dunque questo è ciò che vai diffondendo come messaggio di conforto e speranza? Tu non sei un semplice viandante. Cosa vuoi tu allora? Per quale motivo ascolti le mie profezie? Io vengo per ammonirti. La realtà che tu hai certezza di conoscere così bene non può essere interpretata con una logica univoca. Persino il più savio degli uomini dovrà definirsi il più sciocco quando avrà modo di conoscere il vero flusso della realtà. In quanto a coloro che tormentano le menti degli innocenti, sicuri di indirizzarli nella giusta via, sia la loro certezza paragonata ad una famelica creatura che non risparmia chi la diffonde e chi l'ascolta.